Sono qui a Roma assieme agli altri membri della presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano, per la visita ai diversi dicasteri della Curia e soprattutto al Santo Padre, per rendere conto dell'Assemblea Ecclesiale dell'America Latina e delle Caraibi, assemblea avvenuta alla fine di novembre scorso. È stato un momento interessantissimo di esercizio della sinodalità a cui il Papa Francesco chiama tutta la Chiesa. Questa assemblea ecclesiale infatti era già stata programmata prima della convocazione del sinodo, però poi è stata inserita nel cammino di preparazione del sinodo o dell'esercizio della sinodalità della Chiesa che ora stiamo vivendo. L'assemblea ecclesiale è stato un momento veramente bello di partecipazione di laici, religiosi, sacerdoti, diaconi e vescovi, non solo vescovi, purché sia il CELAM un organismo episcopale, ma in questo caso l'assemblea ecclesiale è stata un momento ecclesiale nel suo insieme. Poi quello che è stato l'oggetto di analisi, di riflessione, è stato soprattutto il post-conferenza di Aparecida, questa conferenza di Aparecida avvenuta nel 2007, a cui ha assistito anche il Papa Francesco, ancora da Arcivescovo di Buenos Aires. Quella conferenza dell'Episcopato nel 2007 ha reso frutti importantissimi per la Chiesa, soprattutto un nuovo risveglio missionario, una nuova dinamica della Chiesa, perché non solo pensi a un lavoro di conservazione della Chiesa, ma soprattutto un lavoro missionario che poi è venuto fuori anche da molte parole del Santo Padre, come questa della Chiesa in uscita missionaria e altre parole che il Papa dice spesso. Quindi l'Assemblea Ecclesiale ha dato un bel frutto e speriamo che sia anche un contributo alla vita della Chiesa, non solo in America Latina e nelle Caraibi, ma possa poi anche rendere frutto per la Chiesa nel suo insieme, un contributo alla sinodalità della Chiesa che ora stiamo cercando di vivere.